il via, il là a questa cosa sono stati questi ragazzi che fanno parte di questa lista, che sono tutti ragazzi, bravi, giovani, con tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. Quell'entusiasmo e quella voglia di fare che contraddistingue proprio la giovane età e che però non significa non avere esperienza, non significa non essere capaci, non significa non essere attaccati al proprio paese. E quindi grazie a loro io ho dato la mia disponibilità, perché se non fosse stato così, se non fosse stata una scelta condivisa, se non fosse stata una scelta ponderata, io non avrei assolutamente accettato questo incarico, questa candidatura. Io amo questo paese e quindi voglio fare io insieme ai 12 giovani, cioè anche se c'è un diversamente giovane, ma lo considero giovane perché anche se ha passato la quarantina. Quindi queste sono le motivazioni. Grazie. Ma mi ha spinto innanzitutto l'amore unito alla passione. L'amore per il paese credo che sia un fatto innato, per tanti aspetti anche sofferto e sperimentato in tanti anni di attività e di impegno, più che politico anche amministrativo. Io ho avuto, grazie al consenso di voi tutti, ho avuto anche la possibilità di esplicare le mie qualità a livello nazionale e anche di governo. Però fare l'amministratore è qualcosa di più vivo, perché tu concepisci un disegno e se ne sei capace e trovi gli strumenti adatti puoi realizzarlo. E questo è un po' un modo come insomma il muratore o l'ingegnere che fa un progetto e poi lo vede realizzato. Ecco, questa è la vita dell'amministratore. Quindi amore per il paese, consapevolezza che questo nostro paese purtroppo sta vivendo livelli mai raggiunti prima in fatto negativo, e quindi la necessità di dare un contributo con entusiasmo, con il coraggio che non deve mancare, soprattutto non deve mancare a chi è andato in età. Però siccome io confido che qui non si tratta di scegliere un velocista o un giocatore di calcio che deve essere giovane, qui si tratta di scegliere un amministratore, un sindaco che quindi dal quale ci si deve aspettare, si deve chiedere esperienza, qualità, passione e soprattutto anche quella capacità di mettersi in gioco ogni giorno, perché questo chiede Ferrandina soprattutto in questo ultimo momento. Grazie. Allora, dato che io ho l'abitudine di essere chiaro, di non nascondermi dietro le parole, vi dico immediatamente che da Ferrandina non sono mai andato via, che secondo me Ferrandina si trova perché si trova in queste condizioni, perché i vecchi amministratori, in primis sarebbe da meglio, ha realizzato questa situazione. Io non mi nascondo dietro le parole, le cose vanno dette. Signori, per cambiare le cose veramente a Ferrandina bisogna dirle. Io ritengo che sia stata fatta una cattiva amministrazione a Ferrandina, e vi dico anche che io da Ferrandina non me ne sono mai andato e che la mia famiglia sta là, è sempre stata là, ai Cappuccini. Io ho lavorato perché ritengo che la politica non voglia dire fare un'arte, fare politica non vuol dire fare un'arte o una professione, ma io ritengo che una persona debba saper lavorare con la propria professionalità nella vita e debba sapersi offrire al proprio paese. Queste cose diciamocele, smettiamo di ragionare come abbiamo sempre ragionato e cambiamo pagina. È un momento delicato e importante per Ferrandina. Cara Margherita, io in questo momento non ti voglio dire dove andrò a votare, perché tu mi troverai sempre là, mi troverai, mi potrai fotografare, mi potrai intervistare nei giorni delle votazioni e non solo in quei giorni. Allora dovete sapere questo, signori.
Ferrandina, per poter cambiare devi avere il coraggio di dire le cose come stanno. Mia moglie sta qua, vive qua. Io ho fatto sempre la spola fra Roma e Ferrandina. E chi abita vicino a me, e ci sono persone che abitano vicino a me, dei cappuccini, in questa sera, in questa sala, lo sanno perfettamente. Perché il mio amore è sempre stato, il mio cuore è sempre stato per Ferrandina. Non sono mai andato via. E non uso slogan pubblicitari. Dico le cose come sono e come le penso. E se non si parte da questo, non si va a nessuna parte. Se vogliamo cambiare pagina, diciamoci le cose come sono. Ferrandina è fatta di tante brave persone. Diamo voce alle brave persone. Quando io ho deciso di fare questo, mi è stato detto da persone a me vicine, forse i ferrandinesi non capiranno la tua generosità. No, i ferrandinesi la capiranno, perché c'è tanta buona gente che le capisce queste cose. Io non voglio arrivare alla fine della mia vita e rimproverarmi di non essermi offerto al mio paese. Ecco perché sono qua. Ecco perché con me ci sono degli splendidi amici che vogliono offrirsi con belle professionalità. Io sono avvocato e mi sembra che in questo momento questa professionalità serva molto a questo paese. Mi sembra che serva molto. Ci sono ingegneri, ci sono professori, sono tutti per voi. Allora, le domande, diciamo, sono finite al momento. Ora, volevo fare una domanda che non è una domanda, no, è una domanda non che riguarda, diciamo, la carica di sindaco, una proposta. Allora, noi avevamo detto che davamo uno spazio finale ai quattro candidati. In alternativa possiamo dare la possibilità al pool, visto anche l'orario perché siamo arrivati alle 21, vogliamo anche dare la possibilità al pubblico di fare qualche domanda. Quindi chiedo ai candidati se diciamo, o riduciamo il tempo dello spazio libero da 5 che avevamo detto, magari 2-3, e poi facciamo fare qualche domanda al pubblico, oppure se volete parlare per i 5 minuti. Siete tutti d'accordo? Domande al pubblico? Facciamo fare qualche domanda al pubblico, così vediamo anche, insomma, cosa la gente, insomma, tutti quanti vogliono da questi quattro candidati sindaci. Ovviamente vi chiediamo una cortesia di non fare preamboli, di fare la domanda in maniera diretta. La domanda ovviamente deve essere indirizzata a tutti e quattro i candidati, non al singolo candidato. Non saranno accettate altre forme di domande, quindi una domanda diretta senza preamboli. Grazie. Chi vuole quindi fare, prego, nome e cognome, la domanda diretta. Una riflessione a tutti e quattro. Persone, sì. Niente, qua si parla di un morto. Ferrandina non è morta ancora. E io dico, se tutti e quattro gli danno una mano a sta Ferrandina, secondo me la guariamo. Se no, o morte, va a Giannino. Chiedo scusa per il mio dialetto perché sono abituato a fare teatri. Ok, prego. La domanda quale sarebbe? No, non ho capito la domanda. Scusa, c'è un malato e Ferrandina si chiama il malato. Se ci diamo una mano tutte e quattro, io li farei i sindaci stasera tutte e quattro, guarda. Ma veramente, è un complimento a voi che avete organizzato questa bellissima. Diamoci da fare tutte e quattro, no, io vi do a tutte e quattro la stessa possibilità. Vabbè, andiamo avanti. Casomai raccogliamo due o tre domande e poi le rispondono. Prego, la seconda domanda. Buongiorno.
Domanda secca e particolarmente antipatica per un'elettrice antipatica come me. Vorrei sapere da tutti e quattro i candidati se loro personalmente o qualche candidato della propria lista abbia degli interessi particolari, legittimi ma personali, nei quattro progetti, soprattutto i più impegnativi, che riguardano Ferrandina. E li cito tutti e quattro velocemente: ampliamento discarica di rifiuti pericolosi, l'inceneritore mascherato da centrale a biomasse, Ecoil, Dulcis in fondo, Geogas Stock. Grazie. Allora, facciamo velocemente il sorteggio delle risposte. E la sua antipatica questa cosa del sorteggio, però è giusta. Allora, Rossi, Dubla, D'Amelio e Di Biase. Allora, il primo Rossi, sempre 3 minuti. Allora, brevemente, nessuno, né io né nessuno dei candidati della lista hanno alcun interesse nei progetti che sono stati indicati in domanda da Anna Maria Dubla. Però io voglio andare oltre, ho 3 minuti e ve lo voglio dire. Le cose vanno dette fino in fondo e io approfitto di questi 3 minuti per aggiungere qualche altra cosa. Non ci sono interessi legittimi che io sappia, senz'altro non in questi progetti, ma né in altri dei candidati, degli amici della lista Nuova Ferrandina. Ma mi dispiace molto che si faccia confusione da taluni su progetti legittimi, aspettative legittime e quant'altro. Io ve lo dico io, non è nella domanda di Anna Maria Dubla, ma dato che le cose vanno dette con chiarezza e non vorrei che ci fossero anche equivoci, io vi devo dire questo. Mio padre, come altri agricoltori, hanno interesse a realizzare in campagna un impianto fotovoltaico. Vedete, non mi ha chiesto questo Anna Maria Dubla, sono io che lo sto dicendo. Non sapevo cosa volesse dire Anna Maria e questo non era opportuno, non rientrava nella domanda. Io vi dico questo, ma vi voglio dire questo, perché la trasparenza deve essere sempre massima. Sono tante le persone a Ferrandina che vogliono realizzare progetti fotovoltaici ed è bene che ci sia energia pulita alternativa. Vi posso dire una cosa che però è significativa, non di me, perché non sono io che vuole realizzare questo, ma mio padre. Ma è indicativo di quanto sia l'attaccamento al proprio terreno in questo momento, al proprio territorio, alle proprie tradizioni della mia famiglia. Lui ha previsto, ha chiesto che nel preliminare, perché è a questo livello il preliminare, il rapporto con una società che sviluppa fotovoltaico, e ripeto, ci sono tanti progetti di questo tipo a Ferrandina, secondo me giustissimi, benvenuti, purché rispettosi sempre di tutta la normativa. Vi dico questo, lui ha previsto che l'impresa che realizzerà questo impianto realizzi una vasca di raccolta delle acque per irrigare i propri campi, perché l'agricoltura è la nostra radice, la nostra civiltà è quella. Con rispetto e professionalità dobbiamo fare rivivere sempre le nostre migliori tradizioni. E lui, pensando al fotovoltaico, ha pensato all'agricoltura, ha inserito la richiesta nel preliminare di una vasca per la raccolta delle acque per irrigare i propri campi. Questo vuol dire amare il proprio territorio. Io questo ve l'ho detto perché sapeste anche questo.